poco l'ultima puntata di The Last of Us Parte 1 in prima TV su Game TV Series. Da non perdere! L'esplorazione è nel nostro DNA. C'è qualcosa dentro ognuno di noi che ci spinge a scoprire l'ignoto, a superare ogni confine. Vogliamo vedere ciò che non è mai stato visto, ascoltare ciò che non è mai stato ascoltato, sentire ciò che non è mai stato sentito. Non ci sono limiti a dove andremo, a quello che scopriremo, a quello che otterremo. Siamo tutti esploratori e ci sono nuovi mondi da esplorare. Allora? È interessante come ti aspettavi? Ha i suoi alti e bassi, ma il panorama non è male. Me l'ha mostrata Maria e io l'ho rubata. Spero non ti dispiaccia. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. Ellie, muoviti! Ci sono!
lì! Mani in alto! Non respira. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo. Benvenuto tra le luci. Non sapevano di cosa. Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? È venuto su. Ho lottato con un drago per arrivare. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Non sprecare questo dono, Joel.
Alzati. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Cazzo fai, cammina! Ho detto... Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano, in fondo. È qui! Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. No! Schifoso animale! Cari, chiudi il becco. Puoi salvarla. Anche se la porti via, e poi? Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene.
l'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni, a dozzine addirittura. Spesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Non male, vero? Sì. Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Credo che... voi due sareste diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a lei. Sì. Ehi. Guarda laggiù. Ci siamo quasi. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Dammi la mano. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. Non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... lei ha detto... aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. A lei? Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi sei.
capito? Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... qualunque cosa accada, continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, giuramelo. Però... giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Simply the best.